Il poeta è un fingitore, diceva Fernando Pessoa. Ed Evaristo Beccalossi è stato un poeta del calcio e un mago delle finte. Di quel gesto tecnico in cui lasci credere all'avversario che farai una cosa e senza che lui possa accorgersene ne fai un'altra, lasciandolo sul posto. Il passaggio fra gli anni 70 e gli anni 80 fu bello e traumatico insieme per l'Italia. Belle speranze ed anni di piombo, solidarietà diffusa e difficoltà economiche, Stato in difficoltà e grande senso della patria. In quegli anni così sfaccettati, la domenica calcistica è un appuntamento imperdibile che riunisce e in qualche modo rassicura un paese ancora giovane. I sogni dell'Inter in quegli anni passano quasi tutti per i piedi di Evaristo Beccalossi e per il servizio che questi offrono al bomber Spillo Altobelli. La fantasia e l'esecuzione, la strategia e l'artiglieria. Sempre rompe Altobelli ed è il 2-0. L'Inter della fine degli anni 70, guidata dal sergente di ferro Bersellini, è fatta di giovani. Entusiasmo, freschezza atletica e voglia di affermarsi e di stupire. Per la prima volta sullo schermo di San Siro, la nuova Inter ha promesso tante cose belle per un quarto d'ora, al punto da costringere un vecchio tifoso ad urlare all'indirizzo del mister nerazzurro: Eugenio, quest'anno è una comica. Al momento dell'urlo non c'erano equivoci sulle intenzioni del super tifoso. Dopo, alla fine, qualcuno sì. In effetti l'Inter per ora è in grado soltanto di promettere. Ha mostrato carattere e iniziativa, scompensati però da mancanze di continuità ed inesperienza, limiti tipici dell'esuberanza giovanile. Ne ha approfittato il Perugia, squadra meno nobile ma di certo più concreta. Secondo alcuni interisti, Beccalossi, detto Beck, rappresenta il nuovo Corso, inteso come Mario. Beh, c'è da dire che in queste intuizioni si pecca di impazienza, anche se Beck, intendiamoci, coi piedini è proprio bravo. Il campionato 79-80 inizia bene per i nerazzurri, che si trovano in testa alla classifica. Il derby colora la città di Milano e riscalda gli animi. L'Inter di Bersellini ci arriva con 10 punti, seguito dal Milan a 9. Una vittoria sarebbe l'inizio della fuga, importante anche da un punto di vista psicologico. Su Milano piove forte, giocare di fino è difficile, e le tipiche finte di Beccalossi non sempre riescono in mezzo al pantano. Ma anche nelle pozzanghere, nell'erba infangata, il genio rimane genio e la classe è più forte del temporale. È un gol da campione, certo, in questi casi i super pignoli vanno a cercare le colpe della difesa, ma non c'è dubbio che Beck abbia compiuto un piccolo capolavoro. Ma il match è ancora lungo e sotto il diluvio può accadere di tutto. Con i 22 in campo stremati, a fine match, la fonte di gioco decide nuovamente di trasformarsi in finalizzatore. Prima Albertosi se la cava nei confronti di Muraro, poi questi, irriducibile, serve Beccalossi e un talento come il suo, persino sprecato, per fare un gol così facile. Beccalossi, a dire il vero, non è stato, come potrebbe far credere il suo bottino personale, il più interista di tutti. Forse alcuni compagni, Beppe Baresi per esempio, hanno lavorato con maggiore intensità, però firmare la vittoria di un derby dopo anni di attesa significa entrare nella storia, volendo esagerare un po'. Beck l'ha fatto e può segnalarsi definitivamente anche ad altissimi personaggi del calcio. Berzot, tanto per non far nome. È l'apoteosi del biscione nerazzurro, l'inizio di una fuga solitaria che durerà fino all'ultima giornata. Siamo alle solite, bisogna soffrire fino in fondo. Così dicevano i plotoni interisti in tribuna ascoltando dalla radio i gol della Juventus. Hanno sofferto fino a 2 minuti dalla fine, poi Mozzini, con questo gol, ha sistemato la storia del 12° scudetto. Ed allora, champagne per tutti.
Evaristo rimane all'Inter per 6 stagioni. La sua classe, i suoi movimenti dinoccolati, le sue pennellate e la grandezza del suo estro ne fanno ancora oggi uno dei campioni interisti più amati di sempre. Lo show di Evaristo Beccalossi vale da solo il prezzo del biglietto e merita il bis. Slalom, botta millimetrica ed è 1-0 dopo soli 5 minuti. Rivediamo il bel gol di Beccalossi. Dicono che Beccalossi sia un tantino egoista. E allora come si spiega questo delizioso invito di collo sinistro? Proasca fa bella figura e sigla ravvicinate. Oltre lo scudetto, vince la Coppa Italia nell'82 e risponde con un sorriso polemico alle mancate convocazioni di Berzot in nazionale. Mentre Spillo concede interviste, il Beck porta in vantaggio l'Inter. E subito dopo comincia uno show dedicato a Enzo Berzot. Sono Evaristo, scusi se insisto, ovvero una lettera al CT della Nazionale. Continua a segnare e a incantare. Contro il Napoli, nel suo ultimo anno in nerazzurro, realizza un gol straordinario. Prende palla nella propria metà campo, finge il passaggio e invece va via da solo, come amava fare. Sono giocate come questa che rendono Beccalossi un beniamino della platea interista. Beccalossi colpisce l'immaginazione dei tifosi interisti e degli appassionati di calcio italiani al di là delle sue gesta sul campo. Scusa se insisto, mi chiamo Evaristo. Scusa Berzo, hai visto il mio sinistro? Scusa se insisto, ma mi chiamo Evaristo. Scusa se insisto, Berzo. Sulla curva nerazzurra si bruciavano striscioni, lentamente si alza un grido verso il cielo di Milan. Evaristo, Evaristo, in terra sei l'ultimo Cristo. Il Becca, l'artista, la testa matta, il genio, la miniera di pepite preziose, un giocatore mito, degnamente celebrato dai cantori della fede nerazzurra. Scusa Berzo, hai visto il mio sinistro? Scusa se insisto, ma mi chiamo Evaristo. Scusa se insisto, Berzo. Scusa se insisto, mi chiamo Evaristo. Scusa Berzo, hai visto il mio sinistro? Scusa se insisto, ma mi chiamo Evaristo. Scusa se insisto, Berzo.